Caterina, bentornate. Bacioni. Allora, ho un botto di cose da farvi vedere. Cioè, sono buste piene di tutte le cose che ho acquistato in questo periodo, più questa bustina, dove ci sono delle cose di acqua e sapone, che sono piene piene. Ora, non ve le faccio vedere tutte perché altrimenti non arriverei, cioè il video sarebbe troppo lungo. Vi volevo soltanto fare vedere e provare insieme a voi delle cose, non tutte. Intanto inizio subito con farvi vedere una cosa troppo carina. Questo set di pennelli, guardate che carina, questa pochettina tutta glitterata. Sapete, chi è che mi segue, che io amo i glitter, tutto ciò che luccica. Una pochettina si apre e ci sono praticamente i pennelli. Ancora non li ho provati, li ho soltanto disinfettati e li ho rimessi appunto nel loro, nella loro spazietto. Qui ci sono dentro anche degli elastici proprio per tenerli. Devo dire che sono morbidissimi, però non, appunto, non vi so dire, però questa cosa era troppo troppo ducialina e quindi l'ho presa. È costata 8 euro. Ora andiamo subito a provare dei prodotti. Allora, io non li esco tutti, però man mano ve li voglio far vedere. E quindi iniziamo subito con dei prodotti che ho rimesso alcuni nelle confezioni, però già tutto disinfettato con il disinfettante appunto per i pennelli. Io ho quello della Wacom, costato 7 euro e qualcosa, non mi ricordo bene. E poi alcuni prodottini nuovi nuovi che io non ho provato, quindi andiamo a provarli insieme. Ho già messo il mio primer, il Work and Fit, una cosa del genere, della il solito che io uso della Essence. E ora andiamo a provare, andiamo a mettere il fondotinta. Allora, come fondotinta, io in questo periodo non ne sto usando tantissimo perché devo andare appunto a curare queste macchie che mi sono rimaste post brufoli. E quindi per il momento io stavo soltanto utilizzando questo qui. Aspettate, che ho praticamente terminato. Potete vedere il famosissimo Waterproof Tattoo Covering il Camouflage della Essence. Sono andata per comprarlo. Anzi, ricomprarlo, non so se riuscite a vedere, è totalmente vuoto, però non c'era la colorazione, erano tutti molto chiari, quindi non adatti alla mia pelle, sarei sembrata Casper. Comunque, quello che ho preso io era il 30 Light Honey. Ora vado a mettere il Maybelline, questo qui non è coprente ed è il Super Stay, che tra l'altro ieri ho visto da Limoni, che costa 17 euro e qualcosa, la versione stick, quindi da un lato c'è lo stick, quindi il prodotto, e dall'altro la spugnetta integrata, che era veramente graziosa. Il numero 025 era ideale per la mia pelle, per il mio incarnato, ma non era disponibile, c'era solo il tester. Vado a mettere questo qui, la colorazione non c'è scritto, forse l'avrò tolta. Ah no, qui il True Ivory, lo 03 Maybelline. Lo andiamo a mettere con questa spugnetta della Kiko, ed è praticamente la spugnetta, una simile beauty blender, ed è la Precision Makeup. Ne vado a mettere un pochettino, poco, perché di questo fondotinta ne basta davvero poco. Io metto due pompette, lo vado a prendere con la spugnetta e lo vado ad applicare. Ovviamente, come sempre, vi dico che praticamente la luce è molto più bianca, quindi io riesco a vedere come voi mi vedete, ed io sembro Casper come al solito, però sappiate che non è così. Allora, questo fondotinta io penso che sia stratificabile, nel senso che se volete una maggiore coprenza, ora io vado molto veloce, se volete una maggiore coprenza potete ripassarlo, ovviamente, per andare a coprire un po' di più. Io in questo caso non ne metto tantissimo perché poi voglio andare a correggere le discromie, insomma, tutti i piccoli difettucci con un nuovo correttore che volevo prendere e provare già da tempo. Finalmente ho trovato la colorazione che mi sembrava più idonea. Ok, voi mi vedete ora super bianca, non è così, così è peggio. Mi vedete super bianca, ma purtroppo questa è. Vi assicuro che non è così.
Ok, devo dire che la spugnetta si comporta bene, è veramente precisa come promette. Allora, quello che andiamo a provare è il correttore, correttore a lunga tenuta con fattore di SPF 15, alta copertura, ed è quello dell'Astra. L'ho preso, oddio, l'ho preso ad un totale di 4,90 euro. La colorazione è la numero 03. 03, sì. E andiamo subito a provarla. Allora, io la metto solo nelle imperfezioni, voglio metterla perché, come voi sapete, non ho particolarmente esigenza di metterlo negli occhiali, perché non ne ho tantissime, a meno che ci sono quei periodi veramente dove non dormo completamente. Allora, ok, andiamo a vedere sulle discolmie come si comporta. Allora, il colore è perfetto per la mia pelle, quindi il colore l'ho azzeccato. Allora, devo dire che è facilmente sfumabile, si applica molto molto bene. Il colore è perfetto, sono contentissima del colore. Però, se devo fare una valutazione tra quello della Essence che vi ho mostrato poco fa e questo, sicuramente andrei a ricomprare quello della Essence, così come ho provato a fare, però non ho trovato. Cerco di mettere una luce un po' più naturale, perché oggi è nuvolato e quindi anche il tempo non mi aiuta. Allora, io faccio una cosa: con il poco che è rimasto del correttore, quello della Essence, vado ad applicarlo su questa puntina qui e vediamo un pochettino. Sì, effettivamente copre molto. Molto molto meglio. Poi un'altra matita che sto usando, aspettate un attimo, scusate. Ok, che sto usando tutti i giorni è quella per le sopracciglia della CN, che la trovate nei rivenditori, negli store della Lidl. Allora, io vado soltanto a tratteggiare un pochettino nelle zone che sono un po' un pelino vuoto. Un pelino vuoto per restare in tema. Ok, appena appena, e le vado a spazzolare. Dopodiché vado a fissare il tutto con questa cipria della New York Color, la Smooth Skin, la colorazione più leggera, ed è la numero Naturally Beige 742. La vado a mettere con il mio pennellino, pennello anzi. Forse rispetto a questa, se metto questa qui, riuscite a vedere meglio in effetti. Dai. Allora, vi ripeto, mi vedete molto più bianca, ma vi assicuro che non è così, però questo è l'unico modo per farvi vedere bene i colori. Ho tantissime cose da farvi vedere, ragazzi, veramente tante tante. Quindi per ora vi faccio vedere qualcosina, non tutto. Qualcosina, ho le novità della Essence, ho i Metal Shock, ho pennelli nuovi, tante tante cose. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è la nuova palette della collezione Essence Ho Ho Ho, tema natalizio, ed è questa qui. Si presenta in una confezione, in un pack, di cartone molto carina. Ci sono, delle decorazioni che sembrano appunto natalizie. Dietro vi è illustrato come applicare i prodotti, ovviamente gli ingredienti, ed è la numero 01, Jangle All the Way. Sono 9 grammi di prodotto, l'ho acquistata al prezzo di 8 euro. Ve lo dico subito. 8,99 euro. Ed è praticamente così, senza specchio. E sono questi colori molto molto carini. Sono colori caldi. Assomiglia molto al, sembra una dupe della palette dell'Astra. Ed è molto carina. In negozio ho swatchato i tester e sono di una colorazione molto bella. Sono dei colori autunnali, però sono alcuni scimmerini. Sì, proprio matte. Non credo che non ce ne sia neanche uno, forse uno solo. Però è sempre un po'
satinato. Poi c'è questo qui che è totalmente l'occhio, quindi nella piega dell'occhio, e lo vado a mettere così. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio, sbattete bene l'eccesso perché c'è fallout di prodotto, però sono super scriventi, a me è piaciuta tantissimo proprio per, sia per i colori che per la scrivenza. Andate a sfumare il tutto e poi, ok, sfumate bene con movimenti circolari. Da quest'altro prendo un altro pochettino. Ok, non insisto nella palpebra mobile perché voglio andare a mettere con il dito, perché ho visto che hanno molta più scrivenza col dito, i glitter, o meglio quelli un po' più. Ok, guardate qui. Li andiamo a mischiare e lo mettiamo nella palpebra mobile. Non strofiniamo, ma picchiettiamo. Andiamo a picchiettare tutta la zona in modo che non strofiniamo il prodotto. Questo è il risultato. Vediamo se si vede meglio. Comunque, ora ve lo mostro bene. Stessa cosa la facciamo nell'altra. Sull'altra palpebra. Ovviamente non è un trucco forse per il giorno, magari è un po' troppo evidente, un po' troppo appariscente. E andiamo a picchiettare tutta la zona. Allora, riprendiamo il pennellino che abbiamo usato poco fa e cerchiamo di amalgamare i due colori. In questo modo, ovviamente, se tutti i glitter vanno su, non vi preoccupate. Ok, poi levo via questa palette che, ragazzi, ve la consiglio perché sono colori molto molto belli e facilmente sfumabili. Prendo la palette, questa qui sempre della Essence, e prendo un colore molto chiaro e lo applico con un altro pennellino. Molto chiaro, non si deve quasi vedere, però deve avere quel tocco leggero. Vedete la differenza? Vado ad aprire lo sguardo. Stessa cosa la facciamo dall'altro lato. Si vede la differenza. Ok. Poi, ovviamente, andiamo a prendere il fard. Io uso il Satin Touch Blush, color pesca. Questo è il numero Satin Coral, numero 010. Appena un po', perché voglio che sia naturale. Giusto un po' di colore qui. Ok, ora vi voglio anche far vedere un'altra cosa che ho acquistato. Non so se riuscite bene. Cercavo il Lurt Blush, però l'avrò messo da qualche altra parte. Poi nell'angolo interno vado a mettere questo, il Metal Shock Eye Shadow, il numero 02, sempre Essence, un po' qui e un po' qui, per illuminare giusto un po'. Prendo dalla paletta Hollow Wow Eye Face Palette, prendo illuminante che sto utilizzando, faccio un mix tra questi due, un rosato e un madre perlato, e lo tiro qui su. Ok,
Mi dispiace del colore, come al solito. Sembra più bianco. Mascara. Come mascara vado ad utilizzare questo qui. Proviamo questo qui della Shaka, ve l'ho fatto vedere già nei video precedenti. Non vado a mettere una, non so se mettere la matita nera o meno, ma penso di no. Così vado a mettere il mascara nella rima inferiore, nelle ciglia della rima inferiore. Stessa cosa faccio dall'altro occhio, ovviamente. Allora, questa palette dell'Essence ve la straconsiglio. C'era solo questo colore, questa, diciamo, c'erano solo questi colori, sì. Questa tipologia per questa collezione. Devo dire che l'Essence per questo Natale, diciamo che non ha fatto grandi cose. C'erano dei balsami labbra a forma di pallina di Natale, una sfera che era per i bagni, per farsi il bagno appunto nella vasca, e poi c'erano questa palette e un pennello che ora vi faccio vedere, che mi è costato 3,50 euro, una cosa del genere, che aspettavo da tempo. Mi è dispiaciuto che abbiano fatto soltanto quello da illuminante, ma vedrò di utilizzarlo anche per altre cose. Ed è questo qui che a me piaceva tantissimo, che è spettacolare, è morbidissimo, con tutti i glitter, ed è bellissimo. Lo proverò anche questo qui, anzi lo proveremo insieme e vi saprò dire. Metto un altro po' di illuminante qui. Ok. Perfetto. Allora, vi assicuro che con questi colori, porca miseria, non si riesce bene a vedere, ma vi assicuro che i colori sono bellissimi, davvero belli, belli. Mi dispiace tanto. Non so se riuscite bene a vedere. Il glitter comunque è bellissimo. Come rossetto vado a mettere un cambio, non metto un rossetto nude, ma voglio mettere un lucida labbra, questo è della Sien. Allora, il prodotto che mi è piaciuto di più, senz'altro, è la palette. La palette mi piace tantissimo, ragazzi, questa qui. Se riuscite a trovarla, io ve la straconsiglio. Bellissima, per essere low cost, 8,90 euro. Ci sono dei colori bellissimi anche di transizione. Ci sono quelli glitterati, quelli scimmerini. Davvero vi potete sbizzarrire con i colori. Allora, questo è il risultato finale. Tutti i prodotti che ho utilizzato mi hanno soddisfatto. Tutti, la Beauty Blender, questa qui della Kiko, mi è piaciuta tantissimo pure. È tutto tutto bello, questo ve lo straconsiglio anche. Comunque ci sono tantissimi altri prodotti che io vi voglio mostrare, vi voglio far vedere, perché sono davvero tanti e in un solo video non riesco a fare neanche un video haul. Quindi sono indecisa se fare un video haul, first impressions, oppure solo video haul. Scrivetemelo giù nei commenti cosa volete vedere, se magari volete vedere soltanto intanto che vi presenti i prodotti, che ve ne parli, di come si presentano, magari gli ingredienti e cose varie, oppure se volete un video haul first impression, così nel frattempo li proviamo, li svuociamo insieme. Questo qui è il risultato finale. Vi ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, che i colori non sono quelli reali, purtroppo con questa luce viene proprio un neon pazzesco e quindi non riesco a mostrarvi il colore. Effettivamente, comunque, con questa luce forse un po' si vede meglio. Questo è il risultato della ora qua, una pellicina.
Allora ragazzi, io vi ricordo sempre di mettere tanti like, di iscrivervi soprattutto al canale e di seguirmi su Instagram perché nelle stories pubblico anche tutti i prodotti che compro al momento. Quindi su Instagram il mio nome è Miscule Makeup, tutto attaccato. Iscrivetevi a questo canale, io vi aspetto sempre numerosissimi. Bacioni. Ragazzi, mi ero dimenticato, quindi una cosa velocissima. Ho acquistato per la mia collezione di burro cacao, ma anche molto ovviamente utili, non solo da collezione. L'ultimo arrivato in casa, Blistex. Voi sapete che io amo Blistex. Questo qui è il Flip and Smile, soltanto con burro di karité e il gusto di mirtillo e pesca, che io non avevo assolutamente badato al gusto, pensavo che fosse quello classico. Ci dovrebbe essere in commercio anche quello viola, non mi ricordo che gusto sia, non l'ho trovato. L'ho comprato al prezzo di 6 euro e qualcosa, 6 euro forse 90, non mi ricordo. Lo apriamo insieme ed è praticamente simile all'ovetto delle os. E allora è, non so come si apra, però si apre così. Ah, sì, così. Wow, troppo carino. L'odore è buonissimo, sembra frutta, caramella. Comunque, è troppo carino. Questo è il pack. E si richiude. Sono praticamente 12 mesi di PAO per un totale di 7 grammi di prodotto. Vi saprò dire come mi trovo, come mi troverò. E niente. Quindi questo qui. Oddio. Troppo, troppo carino. E soprattutto troppo profumoso. Ok.